benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Iniziamo da un articolo dal titolo The Electric Car Boom Sets Off a Scramble for Cobalt in Congo. Allora, circa il 60% del cobalto nel nostro pianeta si trova in Congo. Il cobalto è un materiale necessario, fondamentale per la produzione delle batterie. Chi sono i maggiori estrattori di cobalto nel mondo? I cinesi. Leggendo l'articolo dell'Economist ho notato che quando si parla di cobalto, si parla di Congo, si parla anche di terre rare. Allora la prima cosa che vorrei chiederti è che cosa sono queste terre rare? Che cosa si intende per terre rare? Allora, in realtà devo ammettere che anche io pensavo che le terre rare fossero semplicemente dei minerali un po' esoterici, molto rari. E ho scoperto invece che le terre rare non sono nient'altro che degli elementi, cioè gli elementi della tavola periodica, degli atomi, e sono un certo set, un sottoinsieme degli elementi che la natura ci ha donato con l'esplosione della supernova che ci ha permesso di essere qui. In pratica, non so se hai presente la tavola periodica degli elementi. Sì, ho vaghi ricordi dal liceo. Allora, la tavola periodica degli elementi è un capolavoro di analitica descrittiva. No? Perché è un capolavoro? Perché mette tutti gli atomi che noi abbiamo nell'universo in maniera tale che certe proprietà possono essere capite semplicemente dalla posizione dell'elemento nella tavola. Per esempio, tutti gli atomi, tutti gli elementi che sono sulla stessa colonna hanno certe caratteristiche. Tutti quelli che sono molto a sinistra sono i metalli alcalini, più l'idrogeno. Cioè, vuol dire che sono degli elementi che hanno completato tutte le orbite interne, come dire, come gli elettroni sono ben sistemati, ma hanno un elettrone al di fuori di questa, diciamo, di questa sfera di elettroni completa. Quelli che sono tutti a destra sono i gas nobili, quindi sono atomi in cui gli elettroni sono tutti belli sistemati nelle loro orbite e non vogliono né prendere né dare elettroni, no? Infatti sono tutti gas perché non si vogliono mischiare neanche tra di loro. La cosa molto bella della tavola periodica è che ti fa vedere quello che poi verrà intuito molto tempo dopo da Niels Bohr, ossia che gli elettroni girano attorno al nucleo e si sistemano per livelli energetici. Adesso lo so che stiamo divagando, però questa è la mia materia, per cui restiamo qui. Come funzionano gli atomi? C'è un nucleo positivo, l'abbiamo già detto una volta, se non sbaglio, no? E poi ci sono gli elettroni che girano attorno. Si dice che nel primo livello energetico ci possono entrare solamente due elettroni. Quindi avremo, quando ci gira solamente un elettrone, l'idrogeno, quando ci girano due elettroni, l'elio. Nel secondo livello energetico ce ne possono girare di più, ma c'è un limite. Quindi noi percorreremo la tavola periodica, prima con idrogeno, poi elio, poi andiamo a riempire il livello superiore e abbiamo altri 8 elementi. Ok? Dopo questi 8 elementi finiamo con il neon, che è un altro gas nobile, e ricominciamo da capo, quindi si riempie di nuovo questo livello energetico, dopodiché c'è un altro livello energetico, infatti la tavola periodica è fatta tipo a una conca, no? Quindi abbiamo il primo livello, poi il secondo livello, poi il terzo livello e poi insomma abbiamo il quarto livello. Quarto livello in cui gli elettroni sono proprio belli esterni, che è anche l'ultimo livello con cui si arriva all'uranio. Quando noi iniziamo a riempire gli elettroni quest'ultimo livello, lì abbiamo le terre rare. Cioè abbiamo gli elementi, diciamo, pesanti, no? Gli elementi con più elettroni e più protoni della tavola degli elementi, della tavola periodica. Quindi in realtà le terre rare non sono nient'altro che degli elementi che si trovano, degli atomi che si trovano sulla Terra come
come qualsiasi altro atomo. Sono abbastanza rari, non è che tipo, se ne prendo uno a caso, il lantanum o il cerum si trovano ovunque, come per esempio il ferro, no? Che è molto comune. Però non sono neanche introvabili, insomma, per cui poi ci dice anche l'Economist, ovunque ci siano rocce, alla fine si possono estrarre delle terre rare, degli elementi rari. Continuando il discorso delle terre rare, vorrei collegarmi ad un altro articolo dell'Economist dal titolo Governments have identified commodities essential to economic and military security. Le rocce del deserto della California contengono un altissimo livello di metallo e sono una vera e propria miniera a cielo aperto. Nel 2020 la produzione di questo metallo, l'estrazione di questo metallo e l'utilizzo di questo metallo è aumentata del 40%. Questo metallo viene utilizzato sia per la produzione di caccia che si arriva fino alla produzione dei treni, ad esempio. E l'idea è quella di riuscire a creare un'indipendenza dalla Cina. Sì, adesso quello che stavamo commentando prima è che praticamente non riusciamo a trattare manco un argomento senza che si parli di Cina. No, se parliamo di microchip, ovviamente la Cina salta all'occhio. Se parliamo di terre rare, la Cina si scopre essere il più grande, non solo il più grande importatore, produttore, processatore, ma anche il più grande stratega degli ultimi 40 anni. Io direi, mentre noi eravamo lì a farci la guerra per il petrolio negli anni 80, questi belli belli negli anni 80 hanno capito che le terre rare sarebbero state fondamentali per l'industria del futuro. Quindi Deng Xiaoping, che tra l'altro era pure vecchio a quei tempi, no, ha iniziato questa strategia cinese. Che poi è un po' triste, adesso questa cosa mi sta venendo in mente adesso, cioè, allora, tutte queste terre rare sono state scoperte per lo più in Svezia, da chimici svedesi e finlandesi, la Finlandia è la parte della Svezia, e, alla fine del 700, inizio dell'800, che è il momento in cui si capisce che ci sono questi atomi, no? La materia è fatta da atomi, quindi piano piano i chimici scoprono degli elementi fondamentali. Quindi tutta questa scienza, tutta questa conoscenza è ovviamente europea. Cioè, siamo noi che abbiamo capito, è l'Europa che ha capito di che cosa è composta la materia, è l'Europa che ha capito che c'erano quelle terre rare, è l'Europa che ha fatto, la Russia e la Germania hanno fatto le prime tavole periodiche, dopodiché è l'Europa che bellamente ovviamente ha abbandonato l'estrazione delle terre rare e l'ha passata all'America, e poi è stata l'America ad abbandonare l'estrazione delle terre rare per passarla completamente alla Cina. Quindi c'è sempre un piccolo picco, no? Poi viene abbandonata e poi c'è qualcun altro che prende, quindi prima l'Europa, poi l'America e adesso la Cina, con la piccola tragedia che si pensa che se vogliamo passare a muoversi solamente con macchine elettriche, semplicemente non c'è abbastanza cobalto, non ci sono abbastanza terre rare, cioè non ce n'è abbastanza proprio per costruire le batterie. Quindi sì, adesso l'Europa, nella corsa alla progettazione di nuove batterie, è avanti, cioè sta facendo moltissimo, però per ora non si sa bene come si potrebbe potrebbe passare dal petrolio all'elettrico, no? Al rinnovabile, visto che... Beh, spaventa il fatto che ci sia tantissima disinformazione per quanto riguarda il mondo elettrico. Sì, adesso in un altro articolo dell'Economist questa settimana si parla della Spagna che vuole investire tutto il recovery fund nella mobilità elettrica, vuole diventare un leader nella mobilità elettrica. La cosa divertente è che la Spagna potrebbe avere una miniera di terre rare, ma ovviamente non vuole estrarre terre rare perché non è ecologico. Meglio farle estrarre in Africa dai cinesi che occuparsi di tutta la catena, quindi sporcarsi le mani con le rocce
fino a progettare poi delle batterie avanzate. No, sì, sembra che debba essere tutto pronto, che vogliamo diventare verdi, ma con la pappa bella pronta. Come potremmo concludere oggi? Allora, ho scoperto una chicca fantastica andando spigolando qua e là su cobalto e terre rare, è che il cobalto è un atomo che è al centro della vitamina B12, senza la quale noi non possiamo vivere, noi mammiferi tutti non possiamo vivere. Ma la cosa più interessante di tutte è chi produce la vitamina B12. La Cina. La producono i batteri. Cioè, noi abbiamo necessità assoluta di cobalto, di vitamina B12, non la sappiamo produrre e abbiamo esternalizzato la produzione di questo piccolo motorino a dei batteri che ce la producono e ce la danno. Beh, grazie Mario, allora, grazie Mario anche per oggi. Grazie Alessandro anche per oggi e alla prossima, sicuramente sui batteri.